Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Audizioni in seconda commissione sul disegno di legge della Giunta regionale in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e su altre proposte legislative analoghe di iniziativa consiliare. Il servizio. Si è svolta a Palazzo Cesaroni un'audizione della seconda commissione con vari soggetti legati al settore agricolo e sociale e all'economia in genere in merito a un disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale in materia di agriturismo, fattorie didattiche ed agricoltura sociale e su altre proposte legislative di iniziativa consiliare di Sandra Monacelli UDC sulla disciplina delle attività agrituristiche, su altre tre in materia di agricoltura sociale firmate da Andrea Smacchi e Luca Barberini del PD, una da Gianfranco Chiacchieri Chieroni del PD e un'altra da Oliviero Dottorini e Paolo Brutti dell'Italia dei Valori. Nel corso dell'incontro si è registrata una condivisione da parte di soggetti legati al settore agricolo e sociale per le linee guida e gli obiettivi generali previsti, sostanziale contrarietà invece in tema di nuove normative previste per le strutture agrituristiche è emersa dagli interventi dei rappresentanti di Confindustria, Confcommercio e Federalberghi. Per quanto attiene all'agriturismo, viene modificata la normativa vigente sotto l'aspetto urbanistico, amministrativo ed igienico-sanitario. Viene puntualizzato e chiarito il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, stabiliti limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali. Relativamente alle fattorie didattiche, l'attività potrà essere destinata non soltanto a scolaresche, ma anche a famiglie, associazioni, gruppi di interesse, nell'ambito di una sola giornata o più giornate, prevedendo quindi anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti. Il ruolo delle fattorie sociali riguarda l'inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque soggetti svantaggiati e disabili, fornitura di prestazione di servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi. Fattorie sociali possono diventarlo le imprese agricole autorizzate o accreditate per i servizi socioassistenziali e sociosanitari o che abbiano stipulato accordi di partenariato con durata almeno quinquennale con enti locali, organizzazioni di utilità sociale o cooperative sociali. Per conoscere nei dettagli le leggi approvate dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, sul sito del Consiglio regionale attivo il servizio della Banca Dati Legislativa. Vediamo. Si accede alla banca dati legislativa dalla homepage del sito del Consiglio regionale dell'Umbria all'indirizzo consiglio.regione.umbria.it. Cliccando sul bottone Leggi e regolamenti si apre una semplice finestra di ricerca nella quale si possono inserire il numero della legge di cui si chiedono informazioni oppure l'anno di promulgazione oppure, nel caso si ignorassero questi dettagli, si può avviare la ricerca per argomento. Il passo successivo è cliccare su Visualizza. A questo punto ci si trova davanti al testo della legge e sotto leggi e regolamenti a 9 diversi link che consentono di avere tutte le informazioni sulla norma in questione. Il primo link da sinistra, chiamato testo multivigente, mostra il testo in vigore ma anche quelli precedenti, le modifiche apportate e i collegamenti ipertestuali che rinviano ad argomenti specifici o ad altre norme. Nel secondo si trova l'iter seguito dalla legge, dal momento in cui il testo viene presentato in commissione fino alla votazione in Consiglio regionale, cui fa seguito la promulgazione da parte del Presidente della Giunta. La terza opzione, fascicolo virtuale, dà accesso ai testi integrali della legge, dall'atto base fino alla deliberazione finale che spetta al Consiglio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nella sezione istruttoria è disponibile il lavoro svolto dagli esperti del Consiglio regionale nell'analizzare il testo della proposta di legge. Cliccando su Verbali si possono consultare sia i resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale durante le quali è stato discusso quell'atto, sia i verbali delle sedute di commissione. Analogamente, cliccando su Regolamenti attuativi, si possono consultare, qualora siano previsti, i testi dei regolamenti che consentono l'attuazione della norma stessa.
A fianco troviamo invece il collegamento al vero e proprio controllo di attuazione, dove si trovano i documenti che certificano i controlli e le analisi periodicamente effettuate per valutare l'effettivo conseguimento dei risultati previsti. Con il link senso alternato si accede al servizio che permette, fra le altre cose, di essere informati via mail sulle eventuali variazioni di una norma. L'ultimo link, quello più a destra, è una significativa innovazione denominata multimedia, una sezione che va ad integrare la documentazione tecnico-giuridica con gli strumenti dell'informazione e della comunicazione, ascoltando un audio oppure osservando un video e la sua grafica che consentono la massima comprensibilità delle norme. Hanno diritto al contributo il coniuge o in mancanza di questo... E adesso andiamo a conoscere meglio, dal punto di vista storico ed artistico, Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Palazzo Cesaroni è la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. Fu fatto costruire fra il 1898 e il 1903 dal ricco imprenditore Ferdinando Cesaroni su progetto dell'architetto Guglielmo Calderini. Per la costruzione del palazzo furono utilizzate pietre locali e manufatti in cotto, come si può vedere nel cornicione scultoreo del sottotetto e nella loggetta sovrastante. Entrando ci si trova subito di fronte all'aula consiliare. Fu realizzata nel 1977. Quando Palazzo Cesaroni divenne la sede del Consiglio della Regione Umbria, in quello che era l'originario cortile interno. Qui si apre il grande scalone con le sue decorazioni leggere e luminose, arricchite da motivi floreali e culminante in una volta. Il lucernario è ornato da gruppi di figure femminili che simboleggiano le arti della musica, danza, poesia e canto. Negli angoli, in un leggiadro e ritmato stile Liberty, sono rappresentate l'agricoltura, l'architettura, il commercio e l'industria. Nel grande salone del piano nobile, oggi noto come Sala Brugnoli proprio dal nome del suo decoratore, spicca la danza delle ore, una danza di fanciulle avvolte in leggeri veli colorati. Ad esse si affianca la corsa dei cavalli, che simbolizza la fuga del tempo. Nei 12 ovali al di sotto della volta sono raffigurati altrettanti segni zodiacali. Gli arazzi e le figure femminili che ornano gli specchi sono invece opera di Domenico Bruschi. Altri spazi architettonici sono arricchiti da tempere e stucchi preziosi, come i corridoi e le sale del quarto piano.
Dall'elegante torrino che completa Palazzo Cesaroni si può scoprire tutta la città di Perugia e godere di un vasto panorama. Per saperne di più, basta digitare consiglio.regione.umbria.it. E per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci. ACS è un'agenzia interna all'Assemblea Legislativa dell'Umbria che cura le attività di informazione istituzionale attraverso un proprio ufficio stampa collocato all'ingresso di Palazzo Cesaroni. I giornalisti che compongono l'ufficio seguono tutte le attività istituzionali del Presidente dell'Ufficio di Presidenza, le commissioni consiliari, i comitati e i gruppi politici e, naturalmente, le sedute dell'Assemblea. L'agenzia ACS coordina i rapporti con tutte le altre agenzie di informazione, la stampa e i mezzi di comunicazione in genere. Ha una propria pagina su Facebook, YouTube e su Flickr, dove vengono caricate le immagini relative alle iniziative istituzionali e politiche di Palazzo Cesaroni. ACS realizza servizi informativi multimediali e multicanale. Già dalle prime ore del mattino pubblica online sul sito istituzionale www.consiglio.regione.umbria.it una accurata rassegna stampa regionale, arricchita da articoli estratti da quotidiani e settimanali nazionali di particolare ed oggettivo interesse locale, e poi il notiziario radiofonico quotidiano Regione Umbria News, in collaborazione con Umbria Notizie, l'agenzia di informazione della Giunta regionale. Tutti i lanci ACS vengono raccolti in un periodico online dal titolo Mensile ACS 30 giorni. Ma ACS produce anche trasmissioni televisive, quali Telecru, un notiziario settimanale sull'attività dell'Assemblea regionale, e Il Punto, appuntamento anche questo settimanale di approfondimento politico, legislativo ed amministrativo con in studio due consiglieri di appartenenza contrapposta. Le trasmissioni vengono messe poi in onda da tutte le emittenti regionali. Tra i prodotti per le televisioni, da non dimenticare le sedute consiliari Question Time, interrogazioni a risposta immediata. In sintesi, gran parte dell'attività quotidiana di Palazzo Cesaroni, quella più importante a livello istituzionale, viene raccontata da ACS attraverso una notiziabilità che parte dalle molteplici espressioni di internet, passando poi per la carta stampata, per la radio e per la televisione. Un lavoro costante che mira al rispetto del cittadino e al suo diritto di essere informato sull'attività del massimo consesso istituzionale della regione, l'Assemblea Legislativa.